Ciao amici del tubo e bentornati sul canale. Si attendeva l'arrivo dell'SDK, questo software di sviluppo per il DJI Mavic Mini a fine luglio. Oggi è il 27 di luglio ed è uscito. Benissimo, anche il nostro Mavic Mini avrà l'opportunità tramite sviluppatori di terze parti, come per esempio Lici, di avere le funzionalità che tanto aspettavamo sul piccolino di casa DJI. Ne vedremo davvero delle belle. Pensate che il video che ho sul canale con più visualizzazioni parla proprio della funzione Follow Me sul Mavic Mini. Avevo utilizzato i Quick Shot e avevo visto come durante i Quick Shot, spostandoci noi velocemente, il drone comunque ci teneva al centro dell'inquadratura. Non era un vero e proprio Follow Me, c'era la limitazione, c'è la limitazione dei 30 secondi o 25 di filmato, però faceva vedere le potenzialità di questo drone DJI. Oggi, come vedete dalla pagina che ho direttamente qui, la pagina degli sviluppatori di DJI, abbiamo l'introduzione, guardate la data, 27 luglio del 2020, ultima realizzazione, e vedete qua i prodotti supportati: Mavic Mini, Android Mobile SDK 4.13, abbiamo anche altri kit di sviluppo, l'UX SDK, e troviamo anche qui il nostro bel Mavic Mini. Andiamo a prendere un po' di informazioni. Come vedete, sono supportate le piattaforme Android e iOS. Potremo finalmente avere le funzioni di Follow Me, quindi far sì che il nostro piccolino di casa DJI ci segua. Fate calcolo che la DJI, anche successivamente al mio video che avevo realizzato qualche mese fa, nei suoi forum aveva detto che lei con la DJI Fly App non avrebbe introdotto il Follow Me per un discorso di sicurezza. Alla fin fine fa rischiare le applicazioni della terza parte. Se ci succederà qualcosa utilizzando Lici, la DJI non risponderà, lo vedrà dai log, dai file log di volo. Comunque, per chi vorrà utilizzare Lici anche saltuariamente, vorrà fare delle missioni waypoint, quindi prima del volo imposterà sulla mappa dei punti, un tot di punti, e il drone in automatico farà la sua missione di volo, cambierà il suo orientamento, farà le riprese. Nel caso del Mavic Mini non abbiamo i sensori se non sottostanti al drone, quindi sto parlando dei sensori per rilevamento ostacoli, però ne vedremo davvero delle belle. Gli sviluppatori avranno adesso la possibilità di accedere a dati come la telemetria, le funzioni della camera, del gimbal. Altra cosa che non ha il Mavic Mini attualmente è la compatibilità con i DJI Google, quindi i visori di DJI. Probabilmente gli sviluppatori lavoreranno anche in questo senso. Avremo l'opportunità di avere un DJI Maxi, non un DJI Mini. Gli sviluppatori sono sicuro che sono già al lavoro e ci regaleranno tante tante sorprese. Altra cosa interessante che vediamo qui in questo piccolo riassunto grafico: la possibilità di fare delle live con le riprese del nostro drone, un po' quello che abbiamo di possibilità con alcune anche action cam. L'accesso remoto ai media, alle foto e video che sono nella nostra camera. Per quanto riguarda il DJI Mavic Air 2, la situazione è diversa da quella del Mini, ha molte più funzioni, non ha però il waypoint. Si parla del software di sviluppo, il Development Kit SDK, per il mese di settembre. Tra l'altro, appena uscito, se noi guardiamo qua nei prodotti supportati a livello grafico di immagine, non ci troviamo il Mavic Mini, è proprio fresca fresca. Volevo subito portarvi l'informazione sul canale. Anche qui, se andiamo a vedere un po' la lista dei droni, non ci troviamo a livello grafico, vi ripeto, il DJI Mavic Mini. Volevo proprio darvi subito questa informazione anche perché non sapete quanti messaggi ho ricevuto proprio sull'SDK, sia dopo il primo video che avevo realizzato in cui spiego un pochino tutto, ve lo lascio qui nelle schede, ma anche nell'ultimo mese, visto che avevo dato già all'inizio mese o a fine giugno l'informazione sulla data di uscita dell'SDK. Poi è stato posticipato, dovevano ancora sistemare delle cosette, hanno preferito prendersi 15 giorni
per far uscire un kit di sviluppo, si spera a prova d'errore. Potranno quindi, ve l'ho detto, operatori di terze parti regalarci queste fantastiche funzioni che il nostro Mavic Mini, un drone davvero sicuro, avrete visto il mio video sul Power Egg X. Non tutti i droni rispecchiano il prezzo che hanno sul mercato, il Mavic Mini è un drone affidabile. L'unica cosa che gli manca sono i sensori, l'altra cosa che gli manca sono le foto in RAW, gli manca il 4K, ma tramite l'SDK potremo avere le funzioni bellissime da un punto di vista di riprese cinematografiche, le Follow Me e anche i Waypoints, anche se io non sono un amante dei Waypoints, preferisco pilotare io il drone più che fare delle missioni di volo a casa e fare andare il drone a scorazzare per conto suo, però questa, vi ripeto, è solamente una mia idea, un mio modo di volare. Video brevissimo, l'informazione ve l'ho data, ci divertiremo davvero, io vi do appuntamento nel prossimo video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, ciao, un saluto.